Ancora a proposito del libero mercato e del capitalismo, voglio segnalare questo bell'articolo che è comparso sul blog dell'Istituto Bruno Leoni, istituto intitolato al grande economista liberale italiano, appunto Bruno Leoni. Questo articolo si occupa del successo economico di Hong Kong, Sir John Cowperthwaite e il successo economico di Hong Kong. Chi era questo Sir John Cowperthwaite? Celebre funzionario del governo britannico e storico segretario finanziario di Hong Kong tra il 1961 e il 1971. Cowperthwaite è stato un gigante della politica britannica e mondiale. Portò a termine studi classici presso le prestigiosissime università di St. Andrews e Cambridge. Appassionato di Adam Smith, liberalismo e illuminismo, fu il vero ideatore delle politiche non interventiste che in breve tempo portarono Hong Kong a sperimentare un periodo di crescita e prosperità mai conosciuto prima. Nonostante i continui richiami da parte del governo britannico ad aumentare la tassazione e le forti pressioni dei cittadini a spendere più soldi in programmi sociali e il forte consenso economico keynesiano nel dopoguerra, Cowperthwaite si oppose a qualsiasi intervento statale che togliesse soldi dalle tasche dei cittadini. Questo approccio, non interventismo positivo, così si chiama, è uno degli esempi più efficaci di laissez-faire. Con rettitudine fiscale, abbandono di politiche industriali verticali, bassa tassazione, servizi di governi minimi, cioè servizi di governo minimi e invece affidandosi al libero scambio, nel corso degli anni 60, Cowperthwaite pose le fondamenta per il miracolo economico di Hong Kong. Arrivato a Hong Kong nel 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, trovò una città distrutta dalla guerra. Considerata un'isola sterile, priva di risorse naturali, Hong Kong è oggi uno dei centri finanziari più importanti e competitivi del mondo. Inoltre è considerata la nazione economicamente più libera, del globo. Hong Kong è una delle nazioni più ricche al mondo, con 7,5 milioni di abitanti. Vanta un'economia molto innovativa, infrastrutture ultramoderne, reddito pro capite altissimo, indice di sviluppo umano alto, altrettanto alto, e uno Stato di diritto fra i più efficienti e meno corrotti al mondo. A lungo termine, l'insieme delle decisioni dei singoli, esercitando un giudizio individuale all'interno di un'economia libera, anche se spesso sbagliate, tendono a recare molto meno danno che le decisioni burocratiche di un qualsiasi governo centralizzato. Oggi purtroppo siamo in un periodo storico dove il nazionalismo e il populismo ottengono sempre più consenso. Eppure i principi economici del liberalismo classico sono la ricetta migliore per favorire crescita e prosperità, come ci dimostra, come ci insegna la storia di Hong Kong e di questo personaggio, Cowperthwaite. Qui ho preparato una breve sintesi, laissez-faire, il successo economico di Hong Kong. Il successo economico di Hong Kong è dovuto alla sua organizzazione socio-economica molto vicina ad una società libertaria. Anche Singapore è un'altra città-stato che si gestisce da sé, cioè si autogoverna con ottimi risultati. Anche la Svizzera gode di benessere diffuso grazie alla frammentazione del potere in cantoni indipendenti piccoli e in concorrenza istituzionale tra loro. Qui c'è la sintesi dell'articolo John Cowperthwaite. Arrivato a Hong Kong subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, trovò una città distrutta dalla guerra. In qualità di segretario finanziario di Hong Kong, Cowperthwaite fu l'ideatore delle politiche laissez-faire, che portarono all'isola crescita e prosperità. Il miracolo economico di Hong Kong fu possibile grazie ai principi economici del liberalismo classico, cioè non interventismo del governo, bassa tassazione e libero scambio. Oggi Hong Kong è uno dei centri finanziari più importanti del mondo, la nazione economicamente più libera e una delle più ricche. Vanta anche uno Stato di diritto tra i più efficienti e meno corrotti al mondo.